Ciao, sono Andrea e questo è il mio canale. Oggi vado a fare un'operazione un po' diversa dal solito. Vado a costruire una panchina nel mio giardino per poter avere un angolo da cui apprezzare tutto il lavoro svolto finora e l'andamento del mio orto e delle mie piante. Quindi ho comprato tre semplici elementi, dei mattoni della stessa tonalità della mia facciata, della malta bastarda per unirli e un set di tre assi di legno della lunghezza di 150 con spessore 7x7. E non ho mai fatto nessun tipo di operazione di muratura nella mia vita, quindi è il primo approccio e sono curioso anche di capire come e quanto è complessa questa operazione. È proprio una sfida con me stesso. Credo che non sia estremamente facile, ma neanche impossibile. E niente, ora vado ad applicare una colla che ho comprato apposta per unire il cemento con legno, in modo tale da mettere i legni qua sopra e successivamente poi aggiungere dei cuscini per poi poterci sedere. Dei cuscini magari foderati con un rivestimento per esterni, tipo quelli da imbarcazione. Comunque, oggi vado a fare questo, incolliamo il legno al cemento. Abbiamo portato a termine anche questa missione. Il risultato, vabbè, non è un risultato da muratore, ma quello me l'aspettavo e va benissimo così. Ho fatto anche esperienza con la muratura. Ad esempio, so che non sono capace. No, vabbè, dai, non è comunque un lavoro volutamente approssimativo. Poi, quando avrò un attimino di tempo, pulirò anche tutte le mattonelle dal cemento che è fuori dalle righe. E niente, abbiamo un posto a sedere per poter ammirare il giardino. Questo sarà il punto di vista da questa panchina. Posso ammirare tutto il giardino, tutto l'orto, i banani sul fondo e le rose rampicanti. Con questa vi saluto, anzi con questa vi saluto, seduto sulla mia panchina. Se vi è piaciuto il video e se siete clementi, lasciate un mi piace, seguite il canale se volete, se avete voglia, e aggiornerò sullo stato dell'orto, sullo stato dei miei fiori, su qualsiasi cosa del mio giardino in città. Quindi se volete, seguitemi e a presto, alla prossima.